Salve e bentornati in Cicli Ferrari Race. Oggi vorrei ringraziare Francesco da Firenze per quest'ordine fatto così al volo in 2 secondi. La bici che ha richiesto è XP Funky elettrica. Andiamo a vederla come si presenta. Questo è il cartone di spedizione. Il cartone è formato da 3 lamelle, quindi è molto spesso. È anche molto duro, quindi è anche molto resistente agli urti e alla spedizione. Andiamo ad aprirlo. Come vi dicevo, il cartone si presenta molto duro. E per via dei 3 strati che hanno applicato per la protezione della bici. Ricordo che sembra una bici pedalata assistita. È 48 volt, 14,5. Vediamo un po' di cartone. Allora, dalla confezione uscirà questa busta. All'interno troveremo pedali, caricabatterie e cestino. Lo vedremo alla fine. La sella è molto larga. Vediamo in centimetri la larghezza. ...240 di larghezza per 280 di lunghezza. Io andrò a togliere la sella per poterla inserire nella mia linea.
e poter fare un montaggio un po' più tranquillo. Regoliamo un attimo il telefono. Ok, allora, come possiamo notare, la copertura è valida, non ci sono graffi, non ci sono ammaccature. Ok, prepariamola. Primo passaggio è togliere le coperture. Addrizziamo il manubrio. Perfetto.
È una bici molto semplice. Il display è qui, si trova sulla nostra sinistra. È molto piccolo e compatto. Il fatto che sia molto piccolo molte volte mi ha salvato, perché l'ho anche, la sto usando anche io per la città. E molte volte, dicevo, mi ha salvato il fatto che fosse così piccolo, perché quando mi è caduta lateralmente, se avessi avuto un display più grosso, sicuramente l'avrei rotto. La bici è una 48 volt, motore posteriore, sviluppa di picco 54 volt, la batteria è 14,5x48, anch'essa di picco può arrivare a 54 volt quando è completamente carica. Ha un cambio a 7 rapporti, cambio solo destro posteriore. La corona, il pignone posteriore è un 7 rapporti, è un 14,28. La catena è grigio satinata KMC. Ci sono gli ammortizzatori posteriori regolabili qui sotto, sul posteriore, mentre gli ammortizzatori anteriori presentano due regolazioni, una di blocco e una di rigidità. Le luci sono collegate al display, significa che le possiamo accendere dal display. La gomma è una 20x4 CST, camera anch'essa 20x4 CST, corona da 52 denti, ci permette una bella pedalata lineare e molto lunga. È limitata a 25 all'ora, sviluppa 750 watt di picco. Questo non vuol dire che non è legale, anzi è legalissima la bici, perché ha comunque 250 watt, ma ha più forza. La forza in questo caso ci serve per le salite più estreme, tipo Salerno, tipo Costiera Amalfitana, dove c'è più bisogno di forza e di potenza. La salita è agevolata, è molto bassa, quindi chiunque può usarla ed è facile da usare sempre, in qualsiasi momento. I cerchi sono in lega anteriore e posteriore a 5 razze sdoppiato. Scusate, cominciavo a riscaldarmi, ho tolto il cappello. Cambio Tourney Mega Range della Shimano e porta tutti e due i rotellini grossi tipo mountain bike. La guarnitura è in alluminio da 170. Parafanghi anteriore e posteriore sono in acciaio. Manubrio è 35 mm all'attacco. Pipa è over, è fissa, possiamo alzarla solo di un centimetro ancora, volendo. Freni sono idraulici anteriore e posteriore, mentre abbiamo un sensore di stacco sul freno anteriore. Giusto? Sì. Sul freno anteriore abbiamo il sensore di stacco motore. I dischi sono da 180. Sono forati, serve per la ventilazione mantenere fresco il disco, non farlo riscaldare, quindi non rovinare il disco. Abbiamo da questa parte un attacco USB per la ricarica del telefono, dall'altra parte abbiamo l'attacco carica batterie e l'alloggio per le chiavi in dotazione. Queste chiavi servono solo per togliere la batteria nel caso la volessimo caricare a casa. Il mio consiglio è, se possiamo, non togliamo spesso la batteria, perché a lungo andare i contatti che si trovano qui in fondo di attacco e stacco si rovinano, andrebbero quindi a deteriorarsi col passare del tempo e ci combinano di tutto. Ad alcuni amici purtroppo ho dovuto, per questi giochi, questi movimenti, cambiare le centraline, che molto spesso nello stacco e attacco creavano scintille e quindi col passare del tempo ci hanno portato a bruciare le centraline. Queste
centraline sono coperte ermeticamente, quindi se piove non dobbiamo preoccuparci, però insomma corrente e acqua non vanno mai d'accordo, quindi se possiamo evitare, se poi dobbiamo rientrare e Gesù ce la manda come non l'abbiamo mai vista, facciamoci il segno della croce e speriamo di rientrare, si dice da noi. Ok, andiamo a vedere nel pacco che cosa arriva insieme. È inutile che vi dico che l'acceleratore non è a norma, quindi non si può montare, anche se, tra virgolette, questa centralina è predisposta per l'attacco, quindi se qualche vecchietto ha bisogno dell'acceleratore alla partenza, lo possiamo montare. Allora, come vi dicevo, come vi ho accennato prima, abbiamo i pedali da montare, il cestino, molto bello, è in alluminio e ha la copertura in legno come base di appoggio, bella, complimenti. Abbiamo il suo caricabatterie. Ah, ecco, un paio di cose le avevo dimenticate. Allora, dovremo montare, oltre ai pedali e il cestino, anche la protezione per il cambio. Questa è una cavolata, ma è molto importante se cade lateralmente. L'urto lo subisce la protezione in acciaio e non il cambio. Personalmente mi ha salvato parecchie volte anche lui. Il cavalletto avevo dimenticato, che non ho capito perché non lo montano, vabbè, non è un problema, ci mettiamo un attimo. Allora, partiamo dal cambio, pardon, dalla protezione del cambio. Abbiamo gli attacchi ben in vista, quindi è facilissimo andarlo a montare. Sono solo due perni piccolissimi. L'attacco è da 4, brucola maschio. Mi raccomando Francesco, queste sono tutte cose che dovrai fare tu, mettiti con calma, se hai bisogno puoi chiamarmi, possiamo fare una video chat, un video WhatsApp, no, non ho problemi, ti do una mano a montarli, anche se sono molto semplici. Dai, il campanello non mi piace. Cestino buttato, mi dispiace, sul campanello siete bocciati XP. I pedali in resina si potevano evitare su una bici di più di 2.000 euro. Comunque regalo io una coppia di pedali un po' più seri, non preoccuparti. Mi raccomando, R è destro, destro della bici, destra della bici, quindi andiamo ad avvitare. Mi raccomando, sempre in senso anti-orario, avvitiamo.
Di solito io mi fermo così, cioè semplicemente sposto il fanale su quest'altro lato in modo da poter avere una bici un poco più sportiva, oppure do sempre in dotazione il suo cestino. Che andiamo a montare adesso? Viene montato con 4 perni, 2 frontali e 2 laterali. Mi raccomando, sempre 4 a brucola. Rimanete con me fino alla fine e vi mostro qualche trucco per ricarica, scarica, mantenimento interno per la batteria. Se avete domande potete farle qui sotto, vi lascio il link in descrizione, il prezzo ve lo dico alla fine, vi faccio stare in suspense fino alla fine. Visto che la prima cosa è qual è il prezzo? Andando, qual è il prezzo? Ecco, ve lo dico, non vi preoccupate, anche se lascio il link in descrizione sotto, nel link troverete tutte le caratteristiche della bici e il prezzo. Ci sono anche altre foto della bici che io ho fotografato e ho messo online. Mi raccomando, non accendiamo subito la bici. Dopo averla scartata, mettiamola a caricare. Facciamo il primo ciclo di ricarica. Sicuramente il primo ciclo di ricarica ci durerà 5, 6, 7 ore. Non la togliamo da sotto la ricarica e soprattutto non accendiamo il mezzo la prima volta, proprio la prima ricarica. Perché se la batteria è molto scarica potrebbe mandare in tilt le due o tre centraline che noi abbiamo sulla bici, causando problemi a non finire. Quindi mi raccomando, la prima accensione subito dopo la prima ricarica da 5-6 ore, non accendete la prima. Ciao capet, la bici finita è pronta. Comunque la prima ricarica te la faccio io, Francesco, non ti preoccupare. Ci rimane da montare solo il cavalletto. Nel frattempo possiamo metterla a caricare, quindi vi facciamo la prima ricarica, così potrai accenderla direttamente. Il telaio è in alluminio, è uno scatolato. Carica batterie, si vede che è un carica batterie serio, non è di quelli da 2 kg 1000 lire. L'attacco è un trifasico molto carino con innesto obbligato, quindi anche la cima più cima, la cima più cima drapo, se decidono uno, non può sbagliare e provocare scintille e bruciature varie.
Abbiamo messo a ricaricare la PC e ci dice che è carica. Controlliamo i display, accendiamo i display e controlliamo se effettivamente la batteria è carica. Ok, è partita la ricarica. Non era carica. Ok, possiamo lasciare a ricaricare. Ne arrivo per 5-6 ore. Intanto montiamo il cavalletto. Il costo della bici è 2190. Per chi vuole conoscere il prezzo, per chi dice che non dico mai il prezzo, costa 2190. Un cavalletto da lato messo. Ah, eccolo. Lascio anche il mio numero WhatsApp sotto indicato. Se avete qualche domanda da farmi, qualsiasi tipo di domanda, sono qui. La bici è finanziabile tramite Compass. Non c'è bisogno di nessuna busta paga, vi basta solo carta d'identità e tessera sanitaria e un po' di buona volontà nel recarsi nel centro Compass più vicino, che vi indicherò io personalmente. Lì troverete con eventuale appuntamento fissato da me in qualsiasi sede in tutta Italia una persona che vi seguirà e che vi dirà i documenti da preparare per portare a fine l'acquisto della bici. Qualche piccolo consiglio, mi raccomando, se la bici è ferma, mettetela a caricare, fate un ciclo di carica e scarica almeno una volta al mese per preservare il ciclo vita della batteria. Gli altri consigli che vi posso dare, visto che è quasi finito il video, è facciamo attenzione quando mettiamo a caricare la bici. Che cosa significa? Quando mettiamo a caricare la bici, ricordiamoci sempre, si parte dalla batteria, si innesta e poi si va alla corrente. Non andiamo al contrario perché potremmo creare correnti di fuga che potrebbero andarci a lungo andare a rovinare la batteria.